allora, siete tutti pronti? No, Alan non è ancora arrivato. Ehi, fratellone, è successo qualcosa? No, ma volevo informarvi che sono stati scelti i nostri avversari per i quarti di finale. Oh, finalmente, avanti, dici chi sono? Sono gli U2. U2? No! Ma loro non sono quelli che hanno vinto tutte le prove senza nessun problema? Sì, ho sentito dire che studiano per molto tempo e attentamente l'avversario e poi sistemano la loro macchina per riuscire a batterlo. È incredibile! Che professionisti! Ehi, Alan, ma che cosa ti è successo? Il numero uno è... Allora, che cosa è successo al numero uno? Ecco, il numero uno è scomparso! Alan, che cosa vuol dire che il numero uno è scomparso? Spiegati meglio, non capisco! Ecco, io stavo facendo un po' di allenamento con il numero uno ieri pomeriggio nel parco. Avanti così, numero uno, dai che sei grande! Questi nuovi pneumatici sono un vero portento! Oh no, attenzione al buco! Oh, numero uno! L'ho cercato dappertutto, ma non sono più riuscito a trovarlo. E adesso che cosa hai intenzione di fare? Lo sai che domani ci sono i quarti di finale, che cosa accadrà? Ma che cosa dovrei fare? Ditemelo un po'. Forza, proviamo a cercarlo tutti insieme. Certo, forse lo ritroviamo. Me lo sento, vedrai che troverò il numero uno. Sì! Avanti, corriamo ragazzi, sbrighiamoci. Però prima devo andare a fare una cosa. Voi andate, io vi raggiungerò dopo. Ted, tu vieni con me. Sì. Vergognati! Quella macchinina non è tua, si può sapere dove l'hai rubata? Non l'ho rubata, papà, devi credermi. Qualcuno me l'ha regalata. Lo sai che non voglio che tu dica le bugie. Il ragazzo non sta dicendo una bugia. L'ho trovata io ieri nel fiume, l'ho presa e l'ho regalata a suo figlio. Stava nel fiume? Ormai questa macchinina è mia e non la darò a nessuno! Gino! Qui non c'è. Non si vede niente. Povero me, non troverò mai più il mio numero uno. Non scoraggiarti, amico, mi è venuta un'idea. Ho attaccato un filo alla mia astro di fuoco. Se la infiliamo nel buco, ripercorrerà la strada del numero uno e così sapremo dov'è finito. Allora, astro di fuoco, vai! È uscita, andiamo, presto! Ma c'è un fiume! Allora vuol dire che il numero uno è caduto nel fiume! Davide, ma perché siamo andati via? Che cosa ecco, devi fare? Siamo arrivati! Arrivati! Due? Sì, questo è il loro covo. Ti ho detto che prendono le macchine degli avversari per analizzarle. Forse l'hanno fatto con la nostra. Ma allora, pensi davvero che possano aver rubato il numero uno per analizzarlo? Per quale altro motivo? Ma i nobili guerrieri sono una squadra dura da battere. Devono fare tutto il possibile se vogliono anche solo provarci. Sì, hai ragione. E adesso andiamo a controllare. E posso gentilmente... Brutti ladri, ridateci il numero uno! Che cosa vuoi? Razza di sciocco, pensa prima di parlare! Ma io, ecco... Guardate un po', i nobili guerrieri sono venuti a trovarci! Mi sbaglio, stavi forse dicendo che noi abbiamo rubato il numero uno? Ma che scemenza dici, non vorrei per caso prenderci in giro! Beh, forse in effetti c'è stato uno sbaglio! Che cosa? Scusateci l'equivoco, ci spiace, togliamo subito il disturbo! Aspettate, non vi ho ancora dato il permesso di andarvene! Ma è Crimilde! È Crimilde? Oh. Voi avete accusato gli U2 di aver rubato la vostra macchina, e ingiustamente, quindi le scuse non bastano. No, sì, certo, comprendiamo benissimo.
I miei uomini non sarebbero soddisfatti se vi lasciassi andare via così. Certo che non lo saremo! Ma allora che cosa dobbiamo fare noi due? Vediamo un po', per fare contenti tutti, perché non facciamo una gara? E poi ci mettiamo una bella pietra sopra. Una gara? Non oserai rifiutare l'offerta della bella Krimhilde, vero? La cosa si mette male. Se facciamo una gara adesso, scopriranno tutti i segreti delle nostre macchine. Ma perché abbai così, Turbo? Forse ci vuol dire a modo suo che il numero uno è caduto in quella barca. Turbo deve aver fiutato qualcosa. Forse il tuo odore è rimasto sul numero uno. Può essere. Se volete sapere una cosa, quel quadrupede non mi piace. Deve essere laggiù. Conviene seguirlo. Seguite il cane, io resto qui a cercare nei dintorni. Numero uno, stai tranquillo. Prima o poi riuscirò a trovarti. Anche a costo di dover rischiare la mia vita. È solo questione di tempo. Io credo che non riusciremo mai a trovarlo. Mi scusi, signora. Scusi, signora, non ha per caso visto in giro una macchinina simile a questa? Ah, Gino ha appena preso una macchinina simile. Dici davvero? Sei sicura? E non sai dove possiamo trovarlo adesso? Sta là. Molte grazie. Molte grazie. No, dai, fallo finire qui, dai. No, non deve essere qui. Macchinina, vieni qui, basta. Ok. A te. Ehi, voi! Stanno giocando con la numero uno come se fosse una macchinina qualunque. Andiamo! Oh, no! State attenti, sta cadendo in acqua! Ti prego, prestami la tua! Vai, ballerina! Posizione d'attacco! Cosa succede adesso? Quella mini 4WD rossa sta cercando di far cambiare direzione alla mia macchina! Molto bene, continua così, ballerina! Oh no, non è possibile! Stanno cadendo in acqua tutte e due! Gino! Subito il numero uno, è mia quella macchina. Che cosa? Ti prego, domani è una gara importante, ho un assoluto bisogno di quella macchina. Me l'hanno regalata e non ho intenzione di darla a nessuno, mettitelo bene in testa. Ma che cosa dice? Ridammi quella macchina, è mia! Ti ho detto che è mia! Ma che stanno combinando quei ragazzini? Se davvero ci tieni tanto al numero uno, allora facciamo una gara. Io uso la mia macchina e tu puoi usare quella mini 4WD rossa. Se vinci tu, io ti regalerò la mia macchina. Se però perdi, dovrai darmi quella macchinina rossa! Non ho altra scelta, ci sto! Ehi, cosa stai facendo? Allora, i posti di partenza! Saluta pure la tua bella macchinina! Su, forza, Gino! Dai, vai! Insieme. E adesso come fanno a sapere chi ha vinto? Dobbiamo ricominciare. E allora devono fare un'altra gara? Certo, altrimenti come fanno a sapere chi vince? Mi dispiace per Alan, ma la mia ballerina non è fatta per correre sulle brevi distanze e non è così brillante come la numero uno. Fino adesso sono arrivati sempre pari perché Alan è un bravissimo corridore. Speriamo che vinca il numero uno. Sei pronto? Allora partiamo, via! Oh no, ancora pari, ma è una cosa impossibile! Ah! Fermati! Ma... Ah!
vinto noi, siamo più forti! Abbiamo perso tutti e due. Ma certo, e domani riuscirete a batterci senza problemi. Va bene, adesso potete andare. Via! Siamo fantastici, missione compiuta! Sì, gli abbiamo fatto credere che le nostre macchine sono dei veri bidoni. Non mi piace per niente perdere, però la tua idea di frenare le ruote con questo è stata davvero fantastica. Bravo! Non vedo l'ora di fare una bella gara con loro domani. L'hanno fatto apposta. Non vi siete accorti che le ruote giravano troppo piano? Che imbroglioni! Comunque sono riuscita a studiarli, guardate qua. Questi sono tutti i dati dei nobili guerrieri. Non dobbiamo fare altro che inserirli nelle macchine. Molte grazie per le informazioni, amici. Accidenti, è una locomotiva! Ma che cosa ci fa qui? Non so, si trova qui da moltissimo tempo. Sì, ed è tutta arrugginita ormai. Non è affatto vero. Come osate dire una cosa del genere? Sappiate che questa è una grande locomotiva. E chi sarebbe quello? Sarà uno che abita qui? Non lo so, ma io l'ho già visto un sacco di volte. Ma guarda, sono venuto fin qua per darvi una mano e voi che cosa fate per ringraziarmi? Dite che la mia locomotiva è arrugginita e mi offendete. Hai in mano il numero uno. La mia Mini 4VD. Ma allora, si può sapere di chi è questo giocattolo? Non si tratta di un giocattolo, è la mia macchina, dammela subito! Va bene, ve la do subito, a patto che ve ne andiate via al più presto. È troppo pericoloso giocare qua dentro. Ma signore, questa locomotiva è sua? Ecco, non esattamente. Quando ero più giovane andavo in giro per tutta la nazione con questa locomotiva. Deve essere stato stupendo. Però adesso non è che un ammasso di ferraglie. No, che non lo è, brutto malcioso! Purtroppo siamo vecchi e né io né lei abbiamo più l'età per poter andare in giro per il paese. Ma non è vero, se ci tiene davvero così tanto a fare un giro, io credo sia possibile. Veramente all'esterno è tutta arrugginita, però i pistoni e i cilindri e tutta la parte del motore sono ancora in ottime condizioni e dovrebbero funzionare. Non ci credo, non può essere, questa locomotiva non è più in grado di muoversi. Ormai è vecchia proprio quanto lo sono io. Noi due stiamo aspettando insieme il giorno in cui dovremo dividerci per sempre. La prego, non deve parlare in questo modo. Soltanto i giocattoli si possono rompere per sempre, ma non una locomotiva come questa. Forse hai ragione, la mia locomotiva non è rotta. E allora presto, facciamola funzionare. Avanti, ti prego, devi muoverti. Fa vedere a tutti che non sei un giocattolo rotto. Va bene, facciamo un patto. Tu mi fai vedere come funzionano quelle macchinine malefiche e io farò muovere ancora una volta questa locomotiva. Allora, che cosa ne dici, amico mio? Ti va? Dice davvero? Allora, che cosa devo fare? Voi due dovete fare una gara, ma correndo soltanto sulle rotaie, chiaro? Il percorso di gara comprende questo scambio girevole. Da qui dovete raggiungere le due lattine che si trovano sulle rotaie. Che cosa? Le macchine devono correre su di una rotaia? Non ti tirerai indietro. No! Questa sarà l'ultima gara fra noi due. Devo riuscire a partire al momento giusto e non devo farmi battere da lui. Fra poco ci siamo. Attenzione! Partenza! Ce la fanno! Bene, riescono a correre anche sulle rotaie. Cosa? Però, quei giocattoli, volevo dire macchine, vanno anche sulle rotaie. Ah! La numero uno sta cadendo! Sono caduto fuori dalla pista! Però quella rossa è quasi arrivata in fondo alla corsa. Ce l'ho fatta, ragazzi, che tempismo! Ma per quale motivo la mia macchina è andata fuori strada e la sua no? Ah, ci sono! Allora, si sta
nota. Continua così, ballerina, sei fantastica! Oh no, ma che succede? Ho perso una gomma e la macchina in questo modo non riesce ad andare avanti. Fantastico, Gino! Siete pari e dovete rifare la gara! Prendi della sabbia! Buttaci sopra la sabbia! Su, sbrigati! Con la sabbia le ruote non slitteranno più sulla rotaia! Ha detto sabbia! È vero, funziona! Corri, ballerina! Ce l'ha fatta! Bravo! Ha vinto e adesso il numero uno gli appartiene. Signore, le serve ancora dell'altra legna? No, ce n'è abbastanza. Però credo proprio che questa vecchia macchina non ce la faccia davvero più. Ma che cosa dice? Lei deve aver fiducia in questa locomotiva, non la tradirà. Sì, hai ragione. E allora siamo pronti a partire? Presto, salite tutti, si parte! Non parte! Locomotiva, ti prego, parte! Su, avanti, devi muoverti! Ancora muoverti, brava amica. Non siamo ancora finiti noi due, vero? Ehi, Alan, Stella! Volevo augurarvi buona fortuna per la gara di domani. Mi raccomando, vincete. Il numero uno merita davvero di vincere. Grazie, Gino. Faremo del nostro meglio per farci onore. Mi raccomando, ragazzi, io sono sicuro che ce la farete. Accidenti, vero? Signore, non sembrate più la stessa. Numero uno! Ma dove sei finito, numero